Oh Gesù, questo è l'ultimo lunedì che veniamo qui ai tuoi piedi nel ciclo di quest'anno che si è aperto a settembre. Siamo qui, Signore Gesù. Adesso faremo 2 mesi di vacanze, di ferie, e con la tua grazia ti chiediamo di tornare qui per riprendere il ciclo delle nostre adorazioni. Gesù, questa sera vogliamo ringraziarti di averci mantenuto in vita, di averci dato il dono della tua presenza e il dono di tante e tante grazie in tutti questi lunedì dell'anno. Siamo qui, Signore Gesù. Tu non sei mancato mai. Noi qualche volta abbiamo mancato all'appuntamento, ma tu non hai mancato mai. Tu hai desiderato ardentemente di incontrarti con noi, perché vuoi beneficarci. Siamo tuoi e abbiamo bisogno di te. Fa, o Signore, che anche noi sentiamo vivo questo bisogno di incontrarci con te sempre, di non mancare mai l'appuntamento. E questa sera ti ringraziamo che ci hai dato la grazia di venire tante e tante volte qui il lunedì. Signore, l'ultimo lunedì vogliamo che tu ci concedi quelle grazie che tante volte ti abbiamo chiesto e che ancora non abbiamo avuto la fortuna di avere. Ti chiediamo di gradire l'offerta della nostra fede e del nostro amore. Ti chiediamo di ascoltare ancora una volta la nostra prece. Signore Gesù, siamo qui davanti a te questa sera e mentre ti ringraziamo e ti benediciamo, imploriamo ancora una volta grazie per noi. Grazie per la nostra famiglia, grazie per tutti quelli per i quali noi preghiamo. Grazie, Signore Gesù.
Ti ringraziamo, Signore, perché siamo scampati dalla mano di Erode, che ci teneva in prigione come Pietro. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai scampati da tanti pericoli dell'anima e del corpo. Ti ringraziamo, Signore, che siamo qui davanti a Te questa sera. Ti ringraziamo, Signore, di tutto. Signore Gesù, noi ci prostriamo davanti a Te. Vogliamo raccogliere questo nostro ringraziamento in un atto di adorazione profonda. Tu sei il nostro Dio, Tu sei il nostro Salvatore, di ieri, di oggi e di sempre. Vogliamo credere a Te e ci affidiamo a Te. Signore Gesù, Tu sei il nostro Dio, l'unico Dio, non ci altra d'infuori di Te, e proclamiamo la Tua sovranità su tutto il mondo, su tutte le potenze, su tutti gli uomini. Tu solo sei il Signore, Tu solo sei il Signore, davanti a Te si piega ogni ginocchio, in cielo, in terra, in ogni luogo. E Te il Padre ha costituito Salvatore di tutta l'umanità. Chi vuole essere salvo deve invocare il Tuo nome. Alleluia. Tutti gli uomini di Israele si rivolsero con grande fervore. Siamo noi, dalla testa fino ai piedi, non c'è una parte illesa, tutto piaghe, tutto dividure, tutto piaghe, non unte con olio né fasciate. Signore Gesù, questo è il Tuo corpo. Io parlo delle lividure dello spirito, delle piaghe della mente, delle ferite del cuore. Ecco il Tuo corpo, Signore Gesù. Non c'è una parte lesa. Vieni a guarire il Tuo corpo. Gesù, buon Samaritano, piegati ancora una volta davanti a noi e ungici con l'olio, a stergi le nostre ferite col vino, fascici col Tuo amore. Gesù, abbiamo bisogno di Te. Noi siamo come quel viandante a metà strada. Abbiamo bisogno di Te. Guarisci il Tuo corpo, Signore, tutte le parti del Tuo corpo, chi per un verso, chi per un altro, siamo tutti piegati, feriti. Abbiamo bisogno di Te, o Signore, abbiamo bisogno del Tuo vino, della speranza, del Tuo olio, della consolazione, delle fasce del Tuo amore. Abbiamo bisogno di sentire le Tue mani sul nostro corpo, sulle nostre piaghe, sulla nostra mente, il nostro cuore, sulle nostre membra. Signore Gesù, Tu sei il buon Samaritano. Piegati ancora questa sera davanti a noi. Abbi pietà di noi, che siamo il Tuo corpo. Pietà di noi, o Signore. Dal profeta Isaia 62.
sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle per tutto il giorno e tutta la notte. Non taceranno mai. Voi che rammentate le promesse del Signore, non datevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e non abbia riportato la pace sulla terra. Il Signore ha giurato con la sua destra, con il suo braccio potente: mai più darò il tuo grano e il cibo ai tuoi nemici, per il quale tu hai tanto faticato. No, coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Signore, tu con queste parole ci dici che vieni in mezzo a questo popolo che è stato saccheggiato, è stato danneggiato, è passatosi di voi Euro Aquilone, un vento impetuoso, ha danneggiato molto. Tanti di voi sono stati danneggiati da Euro Aquilone, ma non temete, io sono con voi, io sono il Signore. Pregate, pregate ancora, perché il vento di Euro Aquilone, il vento impetuoso, soffierà ancora per tutta l'estate. Ma non temete, non datevi riposo, pregate, io sono con voi, non temete. Voi mangerete ancora il vostro grano, voi berrete ancora il vostro vino, io veglierò sopra di voi. Non temete, Euro Aquilone, non temete, cercate me, gridate me, io proteggo il mio popolo, io sono il Signore. Queste cose vi dice il Santo di Israele. Sì, o Signore Gesù, tu sei il baluardo del tuo popolo. Anche se soffia il vento, noi non temiamo, perché tu sei con noi. Noi ci riperiamo proprio dentro il tuo santuario. Anche che questo vento scuoterà le porte, noi non temiamo, perché abbiamo un rifugio sicuro. Però vogliamo, o Signore, non darci riposo e non darti riposo con le nostre preghiere. Vogliamo che tu, o Signore, sii sempre con noi, nostro baluardo e nostro rifugio, finché non sia passato l'Euro Aquilone. Noi staremo qui vicino a te, noi saremo in preghiera, o Signore, noi saremo al riparo. Noi custoderemo il nostro grano e il nostro vino, il grano che tu ci hai dato, il vino che tu ci hai dato. Ancora noi faremo del pane e noi berremo il vino davanti a te. Ancora noi celebreremo le nostre feste davanti a te, o Signore, perché tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo. Alleluia.
ed è questo: leviti calzare, perché la terra che calpesti è santa. Ecco, io ho ascoltato il grido del mio popolo e voglio liberarlo, per questo io ti mando. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore ascolta il grido del popolo sofferente. Il Padre ha mandato suo Figlio, che continua a liberare il popolo dalla sofferenza. Però dobbiamo ricordarci che il luogo dove egli opera qui è un luogo santo. Dobbiamo levarci i calzari, comportarci bene. Qui è il luogo dove si adora il Signore, si ringrazia il Signore in punta di piedi, coi piedi scarsi. Questo luogo, dice il Signore, non serve per altro. Ricordatevi della santità di questo luogo. Non è il luogo dove si litiga, non è il luogo dove si contende, ma è il luogo dove si adora il Signore, dove si benedice il Signore e da cui si parte per andare ad annunziare agli altri che Dio libera il suo popolo, guarisce il suo popolo. Questa sera il Signore concede tante altre grazie. Qui abbiamo una lunga serie di indicazioni che vengono per dono di conoscenza. Ne leggiamo, un po' tutti, qualcuna. Ecco, il Signore invita una donna a ritornare al focolare domestico. Si era allontanata, si è stufata con suo marito, non è la prima volta. Questa è la terza volta che si è allontanata, ma il Signore dice: torna a casa tua, abbi pazienza ancora e con le tue buone maniere, con la preghiera, vinci il male. Io sono il Signore che ti aiuterò. Ancora il Signore tocca l'ovaia dove c'è una ciste di una ragazza. Il Signore tocca il seno di una donna. C'è una piccola punta arrossata, un po' indurita. Non deve temere. Tutto cesserà come d'incanto. Ecco, il Signore tocca il fegato ingrossato di una persona e per un'altra persona che ha una cirrosi epatica, il Signore mette un fermo, non andrà avanti, rifaccia gli esami e troverà un miglioramento. C'è una persona in mezzo a voi che soffre alla mandibola. Il Signore tocca, il dolore cessa e guarisce. Se la persona è presente, alzi la mano. Mandibola. Grazie, Signore Gesù. Il rene destro di una persona è dolorante, c'è un calcolo, il Signore tocca, il calcolo si sgretola e non corre più alcun pericolo. Rene destro di una persona, se la persona è presente è pregata di alzare la mano. Soffriva fino a questa mattina, ma adesso non sente più questo dolore al rene destro. Il Signore sta toccando il rene destro di questa persona. Se la persona è presente, è
pregato di alzare la mano. Vediamo. Bene, vedremo ancora. Come? Come? Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Bene. Ci sono tre persone che hanno cisti. Una è all'ovaio, non si vede, ma altre hanno ciste, una all'ascella e l'altra alla mammella. Entro questa sera non ci sarà più niente. Ringraziamo il Signore perché sta toccando diversi dolori alle giunture, soprattutto le giunture tra il piede e la gamba. Ecco, sono almeno due persone che avevano dolori proprio nella giuntura tra la gamba e il piede. Signore, tocca e questo dolore sparisce. Se le persone sono presenti, possono anche alzare la mano. Ecco, uno, ce n'è un'altra. Grazie Signore Gesù. Un dolore vivo all'osso sacrale, il Signore tocca e guarisce. La persona si sente come rinfrescata in questo momento, eppure prima non si muoveva nella sedia e non sapeva come fare. Adesso è bella, fresca. Questo dolore che durava da tanto tempo non c'è più. Se la persona è presente, pregata di alzare. Grazie Signore Gesù. Alle scapole, due persone, alle scapole, due persone, sono tutte e due donne, sentivano tanto dolore e adesso il dolore è sparito. Alle due scapole, due persone, due donne, se le due donne sono qui presenti, sono pregate di alzare la mano. Scapola. Ecco, è proprio l'osso della spalla, nell'insenatura, faceva male e non fa male più. Grazie Signore Gesù. Uno. Grazie Signore Gesù. Bene. Oh Signore, noi ti ringraziamo di quello che stai facendo. Ti ringraziamo perché tu stai fermando un tumore allo stomaco e al colon discendente. Un tumore al colon discendente, il Signore lo ferma e non va avanti, per cui la persona che è affetta di questo tumore si rallegri, perché il Signore tocca e fermi il male. Signore, ti ringraziamo perché stai toccando tre persone, due donne e un uomo, mi stai toccando dentro il cuore. Io ho letto la tua vita, ho letto la tua vita, io ti scruto il cuore. Tu hai ordito male contro il tuo prossimo, ma io ti perdono se tu perdoni al prossimo che hai in odio. Io ti perdono ed io cambierò la tua vita. Ritorna a me, troppo lontano sei andato e corri pericolo. Ritorna a me, uomo, che stai qui lontano da me,
e sei qui in mezzo alla folla e sei venuto qui così quasi per caso, e è proprio a te che io rivolgo la mia parola: convertiti e io mi converterò a te e cambierò la tua vita. E per altre due donne siete in pericolo, tutte e due. Non cedete all'adescamento, non cedete all'adescamento, sarà un pericolo per voi e per le vostre famiglie, siete ancora in tempo. Tu già per la prima hai ceduto diverse volte, non cedere più, io ancora voglio salvarti. E tu che ancora non hai ceduto, non cedere, perché sarebbe la tua rovina. Le due persone sono qui presenti e si sentono vivamente questa parola per loro. Grazie Signore Gesù. E adesso continuiamo così a lodare e benedire il Signore. Per una donna che è presente, il Signore dice così: l'esofago. Signore, tocca e guarisce. Esofago, male oscuro, gioisci figlio, Signore ti sta toccando. E poi c'è una macchia sospetta al polmone destro, Signore tocca e guarisce. Ringraziamo il Signore di tante altre grazie, qui abbiamo anche altre donne di conoscenza, vediamo. Il Signore tocca un'artrosi cervicale di due persone, bene. Il Signore ferma una caduta di capelli di una bambina. Il Signore concede il dono di una maternità a una persona e dà il lavoro ad un uomo. Questo è per diverse persone. Il Signore tocca le ossa doloranti di diverse persone, non è soltanto una persona, ma parecchie persone hanno dolore alle ossa, dolore a tutto il corpo. E sono perlomeno tre persone. Queste tre persone sono visitate dal Signore. Se le persone sono presenti. E adesso qui la sorella leggerà ancora i nomi di quel servizio così benedetto dal Signore. Qual è il telefono ascolto? Che ormai da 12 anni è in attività. Ecco, in questo ultimo lunedì, poi ci sarà un po' di riposo, vogliamo leggere
i nominativi di quelle persone che attraverso il telefono ascolto si rivolgono a questa comunità di preghiera. Signore.